Perché non partite con una brevissima presentazione, magari di voi, un piccolo background, cosa fate nella vita tuttora? Studiate, non studiate? Allora, in pratica al momento gestisco 7 attività online, quindi diciamo la cura e l'immagine, eccetera, eccetera, ecco, servizi fotografici e tutto. Ok. E poi diciamo ecco che per caso una volta è capitato il tuo video su YouTube, credo, sì. E Sì. abbiamo visto ecco questa iniziativa e veramente non avevo mai sentito di questa cosa. Nel senso già dalle prime comunque lezioni, quelle che erano gratis, vero? C'erano delle lezioni gratis. Ho visto da lì e ho detto questa è una cosa comunque che potrebbe andare. Era una cosa nuova, quindi ho detto dai, proviamo, nel senso già dall'inizio, quindi mi sono messa a vedere le lezioni e tutto quanto, mi ha preso tanto questa cosa. E quindi al momento ecco portiamo insieme comunque avanti sia questo progetto qua, per quanto riguarda l'immobiliare e diciamo di pari passo anche questa cosa dei social e delle attività online. Ok, bene, quindi diciamo l'ho fatta assieme, immagino. Avete anche dell'altra attività, mettiamola così. Non è la prima volta che mi capita anche di fare delle interviste con degli studenti che hanno già altre attività, magari sono imprenditori o liberi professionisti, vogliono magari utilizzare anche il veicolo degli immobiliare per diversificare comunque le proprie entrate. Quindi perfetto. Quanti anni avete tra l'altro? Siete giovani, molto giovani. Io ho la stessa età tua, 21. Ok, 21. 24. Bene, bene. Quando siete entrati in chiave immobiliare? Quant'è? 3 mesi fa? Circa 3 mesi fa, sì. Ottimo. Col corso com'è andata? Come avete affrontato anche tutto lo studio, visto che era la prima volta che sentivate parlare di questa attività? Come avete affrontato? Qual è stato il percorso? Ti parlo per me, poi dopo vai tu tranquillamente. Diciamo, io ho voluto agire non finendo totalmente tutto il corso, cioè nel senso ho letto, studiato il corso, quindi ogni lezione, poi dopo mi sono fatta degli appunti comunque anche sul computer, così l'ho rivisti. Però non ero neanche arrivata, diciamo, a fine corso perché io tipo ho un carattere che comunque mi piace mettere subito le cose in pratica. Ecco, ho fatto una scaletta delle cose più importanti da dire, ovviamente perché dovevo avere una comunque padronanza del discorso, tutto quanto. Ho iniziato a fare le prime chiamate per vedere un attimo anche com'era, ecco, il mondo, visto che non l'ho mai fatto, però cioè, è stato comunque anche il corso molto intuitivo, no? Quindi secondo me è ecco, molto pratico. Benissimo. E poi dal mio punto di vista è anche uno dei migliori modi per imparare, anche se si rischia un pochino di farsi male, questo non lo nego. Beh, di prima di finire le lezioni, anche un percorso, cominciare a mettere in pratica fin da subito. È una cosa che faccio anch'io con vari percorsi che faccio. Poi magari ci si fa male, ma dall'altra parte si impara molto in maniera anche più rapida e più veloce. È molto meglio dal mio punto di vista fare così che procrastinare e continuare a vedersi il corso 18.000 volte prima di fare anche una singola azione, un singolo appuntamento. Senza avere tutte queste paure, diciamo che uno se si va a precludere, no, diciamo, chissà quello che sarà, cioè non ha senso secondo me. Quindi Esatto. meglio ecco testare il terreno e poi vedere. Secondo me quando gli studenti arrivano tipo alla lezione della vendita, quando la finiscono secondo me hanno subito voglia di metterlo in pratica. Quindi magari tralasciano delle cose avanti, però si può riuscire anche magari ad ottenere risultati anche arrivando al punto della vendita. Certo. Anche perché consolidi un attimo il modulo che hai studiato e affronti la parte vendita e vai subito a fare degli appuntamenti a mettere in pratica effettivamente quelle skill, almeno dal punto di vista vendita. Poi si apre tutto il mondo di prendere l'annuncio una volta acquisito un appartamento, che sia di investimento zero, che sia di subblocazione, per poi pubblicarlo e far sì che renda il più possibile. Parlando di subblocazione PM, Lara mi ha mandato un'email dove mi dicevi che avete preso un appartamento in subblocazione. Dico bene? Me lo Sì, confermi? lì parlavo della sublocazione, sì, e, diciamo sta circa un'oretta e mezza istante, ecco, quindi. Abbiamo trovato a Urbino dove io avevo fatto l'università Ok. e comunque quando ho fatto l'università ho visto che c'era una città a livello culturale importante, mentre risiedevo lì vedevo che c'era movimento a livello di turismo, no? Venivano i pullman, Certo. no, bed and breakfast, così. Quindi la prima città che mi è venuta in mente è stata proprio lì. Abbiamo iniziato prima a cercare, come consigli tu, sui vari siti. Diciamo già la prima chiamata per dirti abbiamo preso l'appartamento, in senso. Con questo proprietario ci siamo visti, ci è voluto un po', diciamo, per fargli capire, per dargli quella fiducia, perché naturalmente per un proprietario è difficile dare un qualcosa di valore così a dei ragazzi giovani, no? Certo. Però grazie, cioè, diciamo, a delle accortezze di ragazzi, di serietà, comunque lui ha visto che eravamo intraprendenti, volevamo fare, avevamo voglia di fare, lui ha detto io ho questo tempo per vedere quello che combinate. Già adesso tipo è contento comunque, ha visto delle cose, per dirti anche quando mettevamo il Viking, la serratura elettronica, ha detto ah, era una cosa che avevo pensato pure io tempo fa di farla, quindi gli è Bello. piaciuta l'idea. Si è messo anche disponibile, ha detto se avete qualcosa, qualche problema così non esitate a chiamarmi che ci penso io, senso a darvi una mano. Ovviamente all'inizio era la prima volta per lui. Quindi in pratica avete fatto una chiamata, avete trovato un proprietario disponibile a darvi la possibilità di subbloccare l'appartamento, bene? Sì, Oh, quando bene. siamo andati lì di persona, ovviamente dopo, come ecco, abbiamo seguito tipo il pitch tuo che dicevi, dopo, beh, ovviamente l'abbiamo un attimo un po' revisionato Riadattato. per la situazione, esatto, però appunto è importante seguire Certo. quello. Benissimo, benissimo. Non siete
non siete i primi che fanno proprio un appuntamento, ragazzi, bravi voi. Io ci ho messo un po' di più, però va bene, cioè è normale, ognuno ha i suoi tempi, ancora meglio. E quindi avete preso questo appartamento urbino, cos'è, un bilocale o trilocale? Quanto pagate al mese, così per avere un'idea? È un monolocale, diciamo, c'è una camera matrimoniale. Ok. Stavamo pensando di voler mettere un divano letto così, però non sappiamo se magari va un po' a restringere lo spazio e quindi potrebbe essere una pecca. Comunque il mese è 5,50 e ci va comunque, secondo me, 3 persone, adesso massimo 4. Ok, 5,50, quindi vabbè, avete dei costi abbastanza contenuti, insomma, già sì. Con 55 euro a notte, per dire, riuscite a seguire la regola dei 10 giorni e presumo che riusciate a fare prezzi anche più alti di 55 euro a notte, quindi... Volevo dire una cosa, con questo proprietario all'inizio lui non era convinto, cioè era diventato un no, lui non voleva. Devo anche ringraziare Kevin, che a lui abbiamo spiegato la situazione, mi ha aiutato, diciamo, a ribaltare questo no a sì, attraverso tutte le obiezioni, le leve... Quindi in senso anche un no può diventare un sì. Non bisogna abbattersi se uno ti dice no. Bisogna capire perché ti ha detto no. Esatto. Probabilmente non caricando, capendo l'esigenza, esatto. E dopo si trova la chiave. E portando delle soluzioni. Ma guardate, mi è capitata questa cosa qua in maniera super recente, perché sono andato a Como a prendere quell'appartamento che molto probabilmente avrete visto la diretta che ho caricato, e uscirà anche degli episodi molto molto carini, li sto facendo editare. Io avevo 3 appuntamenti quella mattina, 2 me li hanno paccati, cioè mi hanno detto guarda, non è, l'abbiamo affittato, non è più disponibile, eccetera, eccetera. E avevo questo proprietario un appuntamento con cui poi ho concluso, però appena finito l'appuntamento lui mi aveva detto no, non sono propenso a questa cosa, non è quello che sto cercando. Ma dall'altra parte, dopo aver capito, aver seguito io stesso il metodo Chiave Immobiliare, ho capito un attimo l'obiezione, gli ho portato tutte le soluzioni, abbiamo trovato un accordo e l'appartamento, poi l'operazione si è conclusa. Quindi non bisogna neanche mai per forza, quando un proprietario ti dice di no, dire boh, è finita, è andata, a battersi per forza e dire ok, non posso più rivolgermi a questo proprietario. Non è assolutamente così, bisogna solo cercare di trovare la quadra e un accordo con il proprietario. Bene, avete pubblicato già questo appartamento su Airbnb? Sì. Benissimo. Quante? 4? 4 prenotazioni. Abbiamo iniziato, possiamo dire, dal 2 marzo. L'abbiamo messo l'1, però comunque ci vuole un attimo per l'algoritmo, no? Che sia online, certo. Adesso abbiamo già degli ospiti che stanno soggiornando per 9 giorni. Benissimo. Quindi state già occupando in pratica marzo, ecco, già il mese di marzo. Bene, bene. Già da quando lo pubblicate ci vogliono almeno 72 ore al massimo perché Airbnb lo approvi e lo renda visibile. Dopodiché ci vuole qualche giorno per far sì che l'algoritmo faccia il suo corso, ovviamente spinga il vostro appartamento il più possibile per farvi arrivare le prenotazioni. Bene, bene, mi fa piacere. Ma avevate esperienze poi riguardo? Cioè, ovviamente non conoscevate, come mi avete già anticipato, questa attività, questo vertical nel mondo immobiliare, questa declinazione, mettiamola così. Ma facevate già prima, visto che eravate comunque, avete già anche altre attività, investimenti immobiliari, avevate approfondito il settore, oppure la vostra prima esperienza nel mondo immobiliare? Dirti la verità, proprio un anno fa cercavamo un qualcosa, penso ci appassiona un po' il mondo immobiliare. Certo. Però cercavamo qualcosa che tipo non serviva a dover investire 60, 80, 100 mila euro su un appartamento e poi renderlo casa vacanza. Invece questa è stata proprio la soluzione perfetta, ecco. Sì, sì. Per metterlo in pratica subito. Alla fine con 5,50 quanto avete investito per prendere il possesso a tutti gli effetti di questo appartamento? 2000 qualcosa? Sì. Abbiamo dato una caparra e una mensilità. Ok, quindi 500 euro di caparra, 550? Più possiamo dire sui 400 euro, diciamo, di cose per renderlo più carino, ecco, diciamo. Certo, per abbellirlo, prepararlo. Ok, più la prima mensilità, quindi in pratica facciamo 500 per 3 per arrotondare, 1500. Sì. Ok, bene, più vabbè, vai, chi distrazione. Quindi vabbè, un budget, insomma, contenuto per prendere possesso tutti gli effetti di un appartamento. Bene, bene. Obiettivi futuri? Urbino, volete espandervi, volete prendere appartamenti lì? Ovviamente ora aspetterete sicuramente di entrare nell'investimento, immagino, e di far sì che l'appartamento cominci a macinare prenotazioni. Se ne state già ottenendo molto molto bene. Obiettivi futuri invece? Per dirti, diciamo, all'inizio abbiamo anche optato per il PM, no? Nel senso, quindi tipo io ad esempio sono delle Marche, cioè siamo quindi centro Italia, chiamavamo in realtà persone tipo del sud Italia, così non so perché in realtà l'avevamo fatto. Tipo c'eravamo fissati su le case vacanza tipo al sud. Esatto. Sì. E quindi diciamo adesso, non so, tu mi sembra due. Cioè tipo io adesso sono in contatto con due del sud Italia appunto, che in teoria dovremmo fare da maggio, e tu invece pure con quegli altri due. Ad aprile inizieremo sempre una come property manager. Bene, bene. Ok. L'altro è la Grotta a Mare del Golfo, sempre in Sicilia. Quindi volete, oltre che spingere con la prima declinazione, la sublocazione, anche spingere col property, mi sembra. Sì, però diciamo che io, per quanto riguarda me, non so, tipo, visto questo appartamento, diciamo, mi piace, però ovviamente tanto è normale quando inizi a vedere magari che puoi fare dei risultati, cioè mi piacerebbe un po' alzare, ecco, il target, vedere se va questo e poi dopo alzarlo, quello è la cosa, lo step che mi piacerebbe fare dopo. Ma vedrete che quella è la strada che prenderete sicuramente, cioè nel momento in cui vedete che l'appartamento potenziale comincia a macinare prenotazioni,
abitazioni, è ovvio che sarete molto più inclini a scegliere appartamenti un pochino più costosi, alzare un pochino il livello, perché potete avere ritorni più alti, è inevitabile. Sì. Con il monolocale non potete avere una redditività, diciamo, importante, cioè importante poi è tutto relativo, però comunque potete fare un 2, 3, 4 per, non potete fare un 10 per con un immobile. Però se lo fate con 500 al mese, magari generate 1.500, 2.000 con un appartamento. Se avete un appartamento che costa 1.500, il 2, 3 per di 1.500 è molto più importante, insomma, a livello di numeri. Quindi poi è tutto bilanciato in base al tipo di appartamento. Calcolate che i trilocali, ve lo dico anche, sono i più profittevoli, per esempio. I bilocali sono quelli che vai sul sicuro col bilocale, mettiamolo così, e il trilocale è quello, sono quelli più profittevoli. Costano un filo di più, ma ti permettono di fare prezzi molto più alti, perché avete una camera, potete ospitare due ospiti in questo caso in più, questo vi dà la possibilità di, insomma, avere una redditività molto più importante che un bilocale o un monolocale, è inevitabile. Non c'è una differenza di prezzo così enorme, così grande. Poi dipende... Tipo una cosa importante, secondo me, anche tipo nel senso non averne troppi, diciamo, medi, meglio averne magari un po' di meno, però tutti... Ti fanno guadagnare di più, no. Certo. No, infatti la direzione che sto prendendo anche io, ora sto facendo addirittura un cut, cioè certi appartamenti li sto ridando indietro, tipo i bilocali piccolini, tanti non ha senso che me li tengo, perché vado a occupare uno spazio in una città che potrei utilizzare con un altro tipo di appartamento, cioè un trilocale. Se posso avere in una città tre bilocali o tre trilocali, io scelgo tre trilocali tutta la vita, perché mi fanno guadagnare il doppio e il lavoro è sempre quello in pratica. Quindi a livello di redditività non c'è paragone. Poi si può andare sui quadrilocali, si può andare sulle ville, ci sono tantissimi tipi di target. Ci si arriva ovviamente pian piano, strada facendo. Anche perché quanto tempo dedicate alla gestione di questo appartamento ora? Prima c'è stata tutta la parte pratica, adesso non tantissimo. Adesso va più o meno da solo, a meno che non ci siano degli inconvenienti, esatto. Sta andando da solo. Certo, cioè, certo. Rispondiamo, cioè, stiamo facendo il lavoro del property manager, cioè rispondiamo. Sì, gestite la comunicazione in pratica online, certo. Tramite app, tramite messaggio, e se avete installato il dispositivo di subcheck-in, effettivamente immagino, insomma, che il tempo da dedicare non sia tantissimo. Lo dedicate prima, quindi io metterei un attimo di focus prima di scalare sull'appartamento che avete. Okay? Bene, grazie, ragazzi. Mille allora. Mi ha fatto piacere, mi raccomando, aggiorniamo presto, spero di sentire news positive.